17 después de vivir un siglo y cómo descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Buonasera a tutti, siamo qua a celebrare il centenario della nascita. No. Siamo molto contenti, io e Maurizio, di essere qui a festeggiare il 100° anniversario dalla nascita. Sulla stima con grigio, poi la casa lo arrastraron, sì. Violeta Parra, una grande ricercatrice e interprete della tradizione cilena, come sappiamo. Lei, come prima mi raccontavi, si è sempre astenuta da avere posizioni politiche, comunque è stata presa come esempio poi da tutta una serie di movimenti politici che ovviamente parlavano dei problemi del popolo, perché lei, facendo questa ricerca, tirò fuori un pochino, come ha fatto Caterina Buono da noi, insomma, tutte le storie popolari. Questo nostro lavoro vuole semplicemente ricordarla nel suo centenario dalla nascita, e fra l'altro è anche il 50° dalla morte, perché ci siamo accorti che in realtà, parlandone con gli amici, in Italia è abbastanza sconosciuta, quindi ci farebbe piacere farla conoscere proprio con la sua, con i suoi brani e con le sue composizioni. E quindi stiamo cercando di fare questa impresa titanica in duo, io e Giulietta Scoscialetti. Gravanoci dia, grigio si canarius, martillo sturbina, ladridos chubas, al quale teniamo veramente tanto, e vi ringraziamo moltissimo per il vostro sostegno. Quindi cercate di contribuire, di venire numerosi al concerto, vi aspettiamo. Ciao.